Ladies and gentlemen, sta per iniziare e va ora in onda una nuova puntata di The Rock Band History, a cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Puntata numero 36, in onda tutti i giorni dal lunedì 24 settembre 2012 alla domenica 30 settembre 2012 per ben 4 volte al giorno, ogni giorno a mezzanotte, alle 6, alle 12 e alle 18 CET, rigorosamente orari italiani, Central European Time, su Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.net e meglio ancora nel blog www.saiuzwebradio.net. Bene, carissimi amici web radio ascoltatori, ancora un ben ritrovati qui con The Rock Band History ed il vostro caro Gianluca, che vi dà un calorosissimo benvenuto e saluto di cuore a tutti voi che ci ascoltate qui su Saiuz Web Radio, nonché che ci guardate anche su Saiuz Web TV, quindi in Saiuz Web Network. E appunto vi ricordiamo allora il nostro blog, che è il www.saiuzwebradio.net, la nostra pagina Facebook, che è la, appunto, sempre solita, quella di Saiuz Web Radio. Poi ci potrete sempre seguire con Twitter, andate in Twitter con il nome chiocciola Saiuz, tutto attaccato minuscolo, ci troverete. Su YouTube le cose caricate dal grande Saiuz le trovate con il nome Saiuz Radio, tutto attaccato minuscolo, e lì troverete le varie cose dei video, delle trasmissioni caricate appunto da Saiuz Web Network. Inoltre le nostre caselle di posta elettronica sono con gli indirizzi info@saiuz.com per contattare direttamente Saiuz e anche venire in trasmissione da noi, naturalmente i lunedì sera per le dirette come ospiti, in cui parleremo delle vostre attività, iniziative ed eventi. E poi Gianluca@saiuz.com per appunto contattare il sottoscritto direttamente, ed infine riccio.incazzato@saiuz.com per l'editoriale, la pagina, diciamo così, la parte culturale, e luca@saiuz.com, il nostro, diciamo così, segugio, la nostra punta di diamante, l'uomo dalla mente d'oro. Bene, cari amici, riprendiamo con la storia dei Queen, di cui stiamo parlando da alcune settimane. Stiamo giungendo al termine, siamo arrivati appunto alla puntata precedente, dove abbiamo parlato di quando i Queen nel 2003 fecero l'ospitata al Pavarotti and Friends, e dopo il 99 che uscì appunto Greatest Hits Parte Test, The Third, e nel 2004 Taylor ipotizzò l'organizzazione di un tour in Europa e negli Stati Uniti insieme a Brian May e all'ex cantante dei Freed e dei Bad Company, cioè Paul Rogers. La tournée venne criticata veramente tantissimo per aver cercato appunto di riesumare un po' la band, pur senza la presenza di ben due membri originari dei Queen, appunto Freddie Mercury per la sua scomparsa e naturalmente John Deacon, il bassista. E per una precisa scelta dei due membri della band, l'esperienza è stata chiamata appunto Queen più Roger Paul Rogers, quindi Queen plus Paul Rogers, quindi anche questa bella cosa ben definita giustamente in maniera molto corretta e umile e onesta, e per specificare come non si trattasse di un cambio di formazione ma di una vera e propria appunto band dei Queen con Paul Rogers alla voce. E da questo, come da altri progetti della band senza Freddie Mercury, il bassista John Deacon si è sempre dissociato, pur riferendo la propria non ostilità nei confronti di queste operazioni. Dunque, nella primavera del 2005 i Queen più Paul Rogers partirono per una tournée, il cui successo indusse May, Taylor e Rogers a continuare l'avventura anche in Giappone e in Nord America, dove riscossero altrettanto successo il 19 settembre del 2005. Il tour europeo Queen più Paul Rogers portò alla pubblicazione del doppio CD live dal titolo Return of the Champions, raccolta dei brani presenti in scaletta nei concerti naturalmente del tour, comprendenti anche alcuni brani comunque anche dei Free, che appunto il grande Paul Rogers si dilettava a cantare, dei Bad Company. Il 15 agosto del 2006 Brian May annunciò il ritorno dei Queen con la registrazione di un nuovo album di studio dopo 12 anni di silenzio discografico, e Brian May sostenne che sarebbe stato tutto materiale nuovo da non, diciamo così, confrontare con quello degli anni precedenti. E nel marzo del 2008 vennero annunciati da parte del gruppo sia il lancio del nuovo album The Cosmos Rocks, pubblicato successivamente il 15 settembre del 2008 in tutto
tutta Europa, e il 14 ottobre, sempre di quell'anno del 2008, naturalmente negli Stati Uniti, e sia il tour, il nuovo tour che partì il 16 settembre del 2008 e toccò 25 città. E nel maggio del 2009 Rogers e May sancirono la fine della collaborazione. Nel novembre del 2009 è uscita una nuova raccolta dei brani dei Queen, chiamata Absolute Greatest, disponibile in diversi formati musicali e che raggiunse la terza posizione della classifica britannica. Il 7 maggio del 2010 i due musicisti annunciarono poi il successivo abbandono della EMI, la loro casa discografica, per ben 40 anni. Brian May, il chitarrista, quindi, e Roger Taylor, il batterista, hanno deciso di passare alla Island Records, una succursale della Universal Music, con un contratto da 10 milioni di sterline. E il 25 marzo del 2011 uscì Songs for Japan, una raccolta di canzoni di molti artisti internazionali pubblicata per raccogliere fondi a favore delle vittime del terremoto che vi fu appunto nel 2011, e a questa iniziativa hanno partecipato appunto anche i Queen con una rimasterizzazione di Territory at Let Us Climb Together. Il 14 marzo 2011, sempre in occasione del 40° anniversario della band, vennero nuovamente pubblicati nel Regno Unito i primi 5 album dei Queen, mentre nel resto del mondo furono rimasterizzate delle edizioni deluxe. Gli artisti e gli altri dischi, naturalmente, della discografia della band sono stati pubblicati tra il 27 giugno e il 5 settembre appunto del 2011, e sempre per festeggiare i 40 anni dei Queen, Taylor ha organizzato Queen Extravaganza, detta un po' così, un concorso volto a creare una tribute band ufficiale dei Queen ai Broadcast Music Incorporated BMI Awards del 2011, svoltisi a Londra il 4 ottobre. I Queen ricevettero il BMI Icon Award come riconoscimento del loro successo airplay negli Stati Uniti. Nell'ottobre del 2011 è stato annunciato che i Queen registreranno, così dissero all'epoca, un nuovo album contenente delle demo perdute appunto di Freddie Mercury e del cantante. E Queen, quindi, previsti appunto a Sony Sphere a Newport il 7 luglio del 2012 con Adam Lambert, prima che il festival venisse poi appunto cancellato. Ed è stato in seguito annunciato che i Queen più Adam Lambert eseguiranno 5 show europei nel luglio del 2012, come fu il 3 a Mosca, il 7 a Slavia, l'11, 12 e 14 a Londra. Inoltre il 30 giugno a Kiev i 4 si uniscono con Elton John in un concerto per la lotta contro l'AIDS. Bene, anche per questa puntata è davvero tutto, è stata breve e veloce. Naturalmente abbiamo chiuso con la storia dei Queen. La prossima volta rivedremo un po', facendo un sunto di quello che abbiamo detto, e vi ricordo l'appuntamento appunto con The Rock Band History, sempre qui su Science Web Network, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, a mezzanotte, alle ore 6, alle 12, alle 18, e poi gli appuntamenti fissi delle nostre trasmissioni in diretta web, che purtroppo in questa settimana, in queste due settimane, un paio di settimane circa, quella dei lunedì sera purtroppo non andrà in diretta perché non siamo disponibili, e quindi ci rivediamo, perché è anche in diretta web TV, e risentiamo in diretta web radio ai prossimi lunedì. Vi annunceremo anche quando e naturalmente con che ospiti. Cari amici, un buon proseguimento qui sulle web radio frequenze di Science Web Network, un buon ascolto a tutti in www.sciencewebradio.net, e mi raccomando, be happy, be safe, and don't let anybody make you put you down. Ciao!